Una buona serata, buon mercoledì, vi abbiamo fatto attendere 24 ore rispetto alla normalità, un'edizione di Proteramo che si sposta di un giorno, viene di mercoledì perché oggi di fatto è un mercoledì di campionato solo per il Teramo, che doveva recuperare la gara non disputata la seconda giornata contro la Sicula Leonzio. Oggi è arrivata, è tornata finalmente la vittoria 2-0 contro la formazione di Grieco, una vittoria corroborante che serviva soprattutto dopo un sabato sera da dimenticare nel punteggio ma anche nel gioco contro i Rieti. Qualche piccolo passo in avanti si è visto nel primo tempo, prestazione sottotono, poi però c'è stato il gol di Bombaggi, nella ripresa il raddoppio di Magnaghi. Saluto i miei due compagni di viaggio, Ania Cantacalli e Andrea Costantini, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Che hanno visto oggi insieme a me la partita allo stadio Bonolis, e allora trarremo anche le conclusioni, vedremo anche qualche pagella, faremo un po' una valutazione, anche perché siamo a mercoledì sera, domani è già giovedì e saremo a tre giorni dalla trasferta complicata a dir poco di Potenza, e Potenza che con il Rennes ha giocato la Coppa Italia poco fa. Sta giocando. Vediamo la classifica come cambia, perché poi in realtà il girone C c'è stata solo la partita di questo pomeriggio con il Teramo, che aggancia a quota 9 Picerno, Virtus Francavilla e Bisceglie. Comanda sempre la Ternana a quota 19 punti, a 17 punti proprio il prossimo avversario, ovvero il Potenza. Faremo anche una valutazione considerando che Picerno, Francavilla e Bisceglie sono le squadre attualmente a pari punti con il Teramo, le ultime che dal Teramo in sotto mancano da affrontare per la formazione di Tedino. Tutte quelle che deve affrontare invece il Teramo sono dal Teramo in poi, partendo dalla Vibonese, Catania, la Casertana, la Paganese, il Bari, il Monopoli, il Catanzaro no, Regina, Potenza e Ternana. Insomma, tanto Virtus Francavilla ci sarà il turno infrasettimanale tra una decina di giorni. Esattamente, mercoledì 23 ottobre. Allora, io direi, ragazzi, te la ricordi questa data? Come sì, sì. sì. Me la ricordo. Io direi di andarci a vedere il servizio della partita e poi facciamo qualche valutazione su che cosa avete visto questo pomeriggio a Bonolis. Teramo Sicula Leonzio 2-0. Soffrendo e stringendo i denti, il Teramo si prende 3 punti e respira in una settimana nella quale la tensione l'ha fatta da padrone. Troppo recenti le scorie di sabato sera con Rieti per non risentirne anche nel pomeriggio del recupero con la Sicula Leonzio, battuta 2-0. Un gol per tempo per ritrovare la giusta serenità in vista di Potenza. Giocano Viero, Di Matteo e Magnaghi, ma in un primo tempo soporifero, e la Sicula, la mezz'ora, la prima a farsi vedere con il piazzato alto di Cozza. Dall'altra parte un Diavolo ancora mentalmente imballato tenta l'affondo senza fortuna con Martignago, conclusione a lato. Ma come aveva detto Tedino, a volte basta un lampo, un episodio, e quando l'intervallo sembra ormai realtà, quel guizzo lo regala come al solito Francesco Bombaggi, e sua la capocciata che sblocca il match dopo un traversone meraviglioso da destra di Cancellotti. Per l'ex Pordenone il terzo centro in campionato, quello che stappa una gara bloccata, con i siciliani che inseriscono Grillo nella ripresa per dare più peso all'attacco, e con Sicurella che tenta subito di ristabilire la parità. Tomei devia in corner, la pressione ospite sale, Lescano indirizza alto da buona posizione quando il Teramo ha già perso Cristini per infortunio, e con Arrigoni subentrato a Viero che sfiora il 2-0 da piazzato, sventola violenta e deviata sopra la traversa. Nel momento più complicato, col Teramo che dietro si mette a 5 a guardia del minimo vantaggio, ecco ancora un lampo di Bombaggi, stavolta però con l'assist per il diagonale di Magnaghi che buca l'ex Nordi, mette la partita in ghiaccio e poi cade a terra sfinito dai crampi di una gara giocata con spirito di abnegazione da un Diavolo che deve resistere nel finale agli assalti dell'11 di Grieco. La punizione di Bollino è sbilenca, ma è Bariti a salire in cattedra nel finale. Prima imbecca la girata di Vitale, Tomei alza in calcio d'angolo, poi rifinisce due volte per Lescano. Nella prima circostanza la girata termina a lato, nella seconda Tomei è sensazionale nella respinta, una risposta anche alle critiche di sabato sera per quella barriera galeotta piazzata così così con Rieti. Il Teramo dunque torna a vincere dopo il 2-0 sempre al Bonolis di settembre con la Cavese. Anche allora segnarono Bombaggi e Magnaghi, il viatico migliore per la trasferta, complicata a dir poco, sul campo del Potenza. Oh, questo era il servizio. Gli spunti sono tanti. Vi ricordo ovviamente che
potete interagire con noi al 392-7370-60. Ma il Teramo quando giocherà la Coppa Italia? Non in questo turno, nel prossimo. Nel prossimo. Penso primo mercoledì di novembre, mi pare. Ok. Il 6. Va bene, ragazzi, allora, che partita avete visto oggi? Parto da te, Aria, che sei geograficamente più vicina a me. Che partita è stata? Ma una partita che ha confermato per larghi tratti che il Teramo ha ancora da fare per cacciare definitivamente i propri fantasmi. Un primo tempo giocato sulla falsariga, insomma, di quello che si è visto sabato sera contro il Rieti. Non bene, con un giro palla molto lento, con un atteggiamento scarso e con molta difficoltà di manovra e di conclusione verso la porta, l'unica è stata quella di Martignago, ecco. Poi però individualmente il Teramo ha delle qualità superiori rispetto a molte formazioni presenti nel girone C, quindi di conseguenza quando vedi un giocatore come Mungo di temperamento che batte velocemente un calcio di punizione, poi Santoro, poi Cancellotti che mette un cross perfetto in mezzo e Bombaggi che attacca con i tempi giusti l'area, è chiaro che molto spesso il Teramo poi riesce a fare male come è successo. Nella ripresa un pochino sulla falsa riga del primo tempo inizialmente, dopo quel pericolo corso soprattutto anche con Sicurella, è stato bravo, molto bravo Tomei ad evitare che tornassero ancora di più i fantasmi, ad evitare che ci fosse il pari della Sicula. Ancora non bene dopo il passaggio al 3-5-2. Perché inizialmente un po' ha subito la pressione, anche se poi non molto produttiva, della Sicula il Teramo, e poi in ripartenza ha iniziato, insomma, a creare qualche occasione interessante. Il gol è arrivato del 2-0 intorno alla mezz'ora, se non ricordo male, e praticamente poi il Teramo l'ha sentita un po' in ghiaccio la gara. Ci sono state altre due o tre situazioni pericolose, Tomei è stato ancora molto bravo, però è chiaro che la prestazione non è stata eccelsa, ma è figlia ancora una volta di un condizionamento mentale per quello che è, per quello che doveva essere, non è stato fino a questo momento il campionato del Teramo. Quindi è normale che ci siano ancora dei pensieri, dei fardelli, o meglio, è evidente che ci siano ancora dei fardelli che i giocatori si portano sulle spalle. Da quei fardelli magari un pochino da questa sera il Teramo è un pochino più libero mentalmente, perché tornare alla vittoria era assolutamente importante per il morale e per la classifica. Per tutto il resto ovviamente c'è ancora da lavorare. Ecco, una vittoria è importante per evitare quelle che sarebbero state conseguenze inevitabili in caso di non vittoria. Banalizzo magari un po' così, però... Sì, se questa prova la leggiamo come quella di una squadra che deve salvarsi, è una prova forse sufficiente. Se la leggiamo come quella di una squadra che deve fare un campionato ambizioso, è una prova deludente, soprattutto nel primo tempo. Il primo tempo davvero è stato molto, ma molto brutto, sotto ritmo, addirittura per ampi tratti di gara è stata la Sicula Leonzio a fare la partita, ad avere maggiore supremazia territoriale. Molto male fino a quel lampo finale, che è stata un'azione bellissima, un cross meraviglioso di Cancellotti. E poi Bombaggi, che anche oggi ha fatto la differenza, e anch'egli era in una giornata grigia, almeno nella prima mezz'ora, prova anche la sua inconsistente. Poi vai a vedere un gol da centravanti, e lui centravanti non è, e un assist ben convertito in gol da Magnaghi. Sono stati dei lampi di alcuni singoli, questa è anche una bella azione francamente, ma è l'unica azione degna di nota del primo tempo, fatta molto bene, concretizzata, però prima di questa azione c'è stato quel tiro di Martignago, ma nel deserto. Certo. E quindi non si può essere contenti di una prova di questo tipo per quelle che sono le aspettative di questa squadra. Se poi però diamo una certa contingenza, cioè cerchiamo di contestualizzare questa prova in un momento di difficoltà della squadra, con tante polemiche, con tante pressioni, si può dire che la squadra ci ha messo la giusta tenacia, la giusta voglia di vincere e di portare a casa il risultato. Questo va salvaguardato, il risultato è l'unico aspetto positivo, anche la voglia di sacrificio di alcuni giocatori, però obiettivamente non si può che dire
che da questa squadra bisogna e si deve pretendere di più. Perché quest'oggi, se l'amico da casa la pensa come te, vittoria meritata, senza polemica alcuna, Teramo pressoché inguardabile, sì, senza gioco da migliorare. È stato tante, inguardabile tante cose. Per ampi tratti della gara, è stato inguardabile. Però è giusto dire che c'erano determinate pressioni su questa partita. Dopo l'1-1 con Rieti, insomma, fare due gare casalinghe contro due squadre di bassa classifica e non vincerne neanche una sarebbe stato francamente troppo. Probabilmente si è sentita anche questa pressione, però se oggi Teramo avesse giocato questa partita contro un avversario un filo più quotato rispetto alla Sicula Leonzio, che è davvero pochissima roba, probabilmente oggi sarebbero stati dolori. Ad esempio, domenica si gioca contro il Potenza. Mi aspetto una prova con meno pressione sulla squadra e dunque mi aspetto che la squadra possa fare un pochettino meglio. Però se la qualità del gioco è quella vista quest'oggi, sotto ritmo, con un fraseggio davvero di basso profilo, a Potenza come fa i punti? Quindi sicuramente servirà giocare una gara un po' meno condizionata psicologicamente, bisognerà essere più sciolti nella manovra, però servirà ben altro per portare a casa dei punti contro una squadra su un campo che è tra i più temibili della categoria. Certo. Intanto sono due le partite di Coppa Italia. Potenza Rende sono sul 2-0. Ha segnato in 4 minuti Ferri Marini e poi Longo. E invece Monopoli Virtus Francavilla sono 1-1. Al vantaggio della Virtus Francavilla con Perez, pareggio del Monopoli con Salvemini. Queste sono le due partite che riguardano il girone C. Ania, ti chiedo, visto che una curiosità che abbiamo visto, cioè, anzi un aspetto tattico importante, non una curiosità, un aspetto tattico importante che abbiamo visto in finale, la difesa a 5, l'ingresso di Florio, si stringe Cancellotti. Come lo definisci te un Teramo così? Un Teramo che bada al sodo, operaio, molto poco champagne e molta sostanza invece? È perché era oggi importante portarla a casa, quindi secondo me dopo un paio di situazioni pericolose, tra cui quel tiro di Sicurella all'inizio ripresa, Tedino secondo me si è un po' spaventato. Ha pareggiato gli uomini dietro, ha pareggiato gli esterni, si è messo un pochino più coperto. Il Teramo ha iniziato a giocare soprattutto di ripartenza, ma alla fine la scelta è stata quella corretta, perché magari una difesa a 4 con certi cambi gioco avrebbe fatto male alla squadra biancorossa. Quindi di conseguenza credo che sia stata la scelta migliore, anche se in controtendenza rispetto a quello che insomma il pensiero un po' calcistico del tecnico, cioè proporre un buon calcio, una squadra sempre propositiva, una squadra sempre con il pallone tra i piedi che imposta, che fa possesso palla e che poi riesce anche a verticalizzare o a far male agli avversari. Ecco, in certe occasioni evidentemente, soprattutto oggi, Tedino ha pensato ok, adesso dobbiamo andare sul concreto, però cambiando modulo non sarebbe comunque arrivata la vittoria se il Teramo non avesse capito che doveva giocare d'insieme, doveva soffrire insieme, anche mettendo in campo quell'umiltà che a volte non si è vista, senza nessuna offesa ovviamente, certo. Però magari paradossalmente sentirsi squadra importante perché ci sono giocatori importanti può aver fatto male ad una squadra che forse pronta non si è sentita per essere importante. Certo. Intanto quelli che vedete sono gli scatti della gara, bellissimi peraltro. Io ringrazio personalmente Danilo Di Giovanni, che è un fotografo straordinario, davvero riesce a raccontare la partita come pochi, anche solo con poche fotografie. Scelte di formazione, facciamo un passo indietro, Ania, poi vediamo anche le pagelle. Ecco qua, questa era una sorpresa attesa, Federico Viero. Anche se vogliamo, anche Bombaggi è stata una sorpresa. A suo modo sì. È stata una sorpresa di Matteo, perché ci aspettavamo la conferma di Tentardini a sinistra, sì, dopo la serata con il Rieti.
Anche Santoro, probabilmente, e forse anche Magnaghi. Ci aspettavamo Cianci, invece ha giocato Magnaghi come punta di riferimento centrale. Sì, di ecco. Quella tanta rivoluzione. Di quella rivoluzione. Che ci doveva essere, è stata alla fine una rivoluzione gentile, perché alla fine solo 80 arrivoni e anche Cianci, perché non parliamo né di rivoluzione né di battaglieri del Sud America, perché recentemente hanno portato non proprio bene. No, assolutamente, assolutamente. Alla fine è stata più o meno la squadra che si è sempre vista fino a questo momento, ecco, a parte, secondo me, il cambio più forte ovviamente è stato quello di Piero per Arrigoni. Non so se tutte le dichiarazioni post gara che sono arrivate dal tecnico, ma poi anche dal presidente Franco Iachini, che aveva assistito all'allenamento di domenica mattina, erano rivolte proprio da Arrigoni, magari. Mi è venuto anche questo dubbio, perché si è tanto parlato di cambiamenti, si è tanto parlato di rivoluzione, ma poi sostanzialmente alla fine è solo un cambio materialmente che è stato fatto importante, perché Cianci, Martignago, Magnaghi si sono sempre alternati, sì. Anche considerando che Minelli ancora non è a disposizione. Tra l'altro dovrebbe tornare domani ad allenarsi con il resto della squadra. Punto interrogativo Soprano, perché oggi è andato a fare degli accertamenti medici per vedere, insomma, a che punto è rispetto alla guarigione dal proprio infortunio, e se il responso sarà positivo anche magari lui domani potrebbe riaggregarsi con il gruppo, ecco. Però tornando a prima, insomma, il cambiamento vero c'è stato con Viero, e devo dire che Tedino aveva un po' ragione su Viero. Ci sono ancora delle lacune, sì. Nel ragazzo, che ovviamente è molto giovane, ma poi è abituato soprattutto a fare la mezzala. Inizialmente, poi inizio gara, l'abbiamo visto mezzala, con Tedino che lo richiamava per riaccentrarlo, sì, lo telecomandava. Perché andava praticamente addosso a Mungo. Ci sono alcune cose da correggere, insomma, nel ragazzo, ma all'età, dalla sua, ecco, e anche la qualità. Assolutamente. Allora, mi sono segnato alcune domande. Allora, buonasera, domanda ad Andrea: ma Martignago oggi inguardabile, spero sia solo un momento fuori forma e svogliato, perché è stato scelto forse fuori ruolo? Aspetta, ti faccio rispondere, perché prima devo rispondere, ti giro anche la considerazione che ti hanno fatto di Mungo, che deve giocare un po' più avanti. Per quanto riguarda la domanda rivolta a me su Viero, Ania vi ha detto praticamente tutto. Ragazzo giovane, è andato discretamente bene, deve chiaramente quel ruolo impararlo, a farlo abitudinariamente, e poi su Birligea chiederemo poi a Tedino se avrà più o meno spazio o quant'altro. Poi Ania ti chiederò un giudizio su Birligea, che avevamo visto in precampionato, aveva fatto ottime cose, sì. Poi non ha più trovato il campo. Però Andrea, Mungo un po' più avanti, ci diceva un telespettatore, e quest'altro Martignago, ruolo, gioca così perché gioca fuori ruolo? Non gioca fuori ruolo, però è un giocatore che per le squadre di alta classifica è stato normalmente un cambio, e lui lo scorso anno ha fatto molto bene in una squadra di bassa classifica che ha minori aspettative. Sì. È arrivato perché lo conosce bene Tedino, perché lo ha allenato, lo ha avuto, e quindi magari riesce a valorizzarlo. Per ora non è stato così, però a lungo andare potrebbe essere un giocatore utile. Probabilmente più dalla panchina, visto che è un giocatore che rispetto agli altri ha qualche capacità maggiore di strappo rispetto a Cianci, sì. E a Magnaghi. Per quanto riguarda Mungo, se non ci fosse Bombaggi sarebbe la sua collocazione naturale. Essendoci Bombaggi, questo Bombaggi che comunque è risolutivo, come si fa a toglierlo dal ruolo di trequartista? Si potrebbe pensare a un modulo ad albero di Natale, cioè con Mungo e Bombaggi a ridosso di un'unica punta? Magari sì, però poi si perderebbe forse un po' troppo peso offensivo, non so. È chiaro che il Mungo trequartista, che ad esempio ricordiamo a Chieti, andrebbe a sovrapporsi troppo con Bombaggi. Quindi al momento lui gioca a mezzala, che è un ruolo che può interpretare, neanche gli dispiace da quello che sappiamo. Sì. Magari in un contesto diverso, con una squadra più sicura, potrebbe avere un'interpretazione un po' più offensiva di quel ruolo. Oggi è rimasto piuttosto composto, non si è fatto praticamente mai notare in attacco, ha fatto il suo compitino, ha il merito di aver battuto subito quella punizione, aver fatto quello scambio con Bombaggi che ha dato in là poi all'azione del primo gol. Però chiaramente un giocatore come Mungo ci si aspetta di più.
Tuttavia, metterlo più avanti, cioè come trequartista, vuol dire andarlo a fare sovrapporre a Bombaggi, quindi in questo momento non è possibile, a meno che non si cambi modulo, ma non penso che sia questa la ricetta migliore. Torno al discorso modulo, sarebbe interessante capire se il 3-5-2 del secondo tempo è stato dettato da un volersi mettere a specchio con la squadra avversaria, o se il fatto di aver perso Cristini, che è il difensore più affidabile, a mio avviso, forse anche ad avviso di Tedino, non lo so, però avendo perso Cristini, avendo dunque Iotti e Piacentini lì in mezzo, magari Tedino ha voluto serrare ulteriormente le fila, mettere un centrale in più con Cancellotti e passare a questa nuova strutturazione. Sarebbe interessante capirlo, perché se non si fida fino in fondo di Iotti, questa soluzione potrebbe essere replicabile anche a Potenza, sempre che Cristini non recuperi. Certo. Chissà se metterà di nuovo il vestito Tedino. Eh sì, effettivamente è una cosa che io ho dimenticato, tra poco sentiamo l'intervista proprio a Bruno Tedino, ho dimenticato di fargli notare. Però effettivamente, non so se è scaramantico, ma forse tutti però ricordava, e l'ascolterete nell'intervista che vi stiamo per proporre, ricordava per esempio ieri in fase di presentazione, io gli ho fatto proprio esplicita domanda, quando si aveva mai vissuto situazioni come quella che sta vivendo a terra, un po' complicata. Lui ha detto magari dal punto di vista del gioco sì, dei risultati no, però il primo anno di Pordenone me lo ricorda tanto questo. Poi quel Pordenone si sbloccò pareggiando una partita con l'Alessandria, perché K non gioca titolare, non ci può giocare Mungo, non ci può giocare Mungo, lì la vedo complicata. Diceva la svolta è stata pareggiando contro l'Alessandria. Da quel momento in poi capì quel gruppo che avremmo fatto grandi cose. E io oggi gli ho chiesto se la Sicula Leonzio può essere l'Alessandria del Pordenone che fu. O l'Albino Leffe era. Con l'Albino Leffe aveva detto, in quella circostanza, quell'anno, per esempio, ci furono più circostanze fortunate. Tra tipo, cui quella con l'Albino Leffe. Tra cui quella con l'Albino Leffe, facemmo un tiro in porta in tutta la partita e vincemmo 1-0. Comunque, ascoltiamo Tedino oggi dopo la vittoria. Dobbiamo migliorare molto sul piano del gioco. Oggi c'era molta frenesia, molto nervosismo. Il momento non è dei più semplici, no? Per tutti, siamo uomini, con tutto quello che ne guadagniamo dal punto di vista dell'intelligenza. L'intelligenza ti porta a pensare di essere anche responsabili di quel che fai, e obiettivamente stiamo facendo sul piano dei risultati molto meno di quello che pensavamo, però proprio per questo motivo la vittoria è molto importante, perché abbiamo giocato contro una squadra forte che sicuramente si scalerà la classifica in maniera piuttosto veloce. Sono molto contento di come è arrivata la vittoria, perché è arrivata con spirito di sacrificio, con le unghie, quindi questa è la cosa più importante di oggi, non tanto la prestazione, che dobbiamo migliorarla. Abbiamo visto due bei gol, questo sì, e noi gol sporchi non riusciamo ancora a farli, dovremmo abituarci a fare anche quello se vogliamo essere protagonisti di noi stessi. Mister, visto che ne abbiamo parlato ieri, quanto assomiglia la Sicula Leonzio all'Alessandria? Diciamo che l'Alessandria giocava davanti con Boccalon, Marconi, Fischnaller, Marras, aveva una squadra, diciamo, per nomi e cognomi molto più forte, ma la Sicula Leonzio l'anno scorso noi ci abbiamo giocato in amichevole a Palermo, abbiamo perso 2-0. E sapevo che era una squadra che ci costringeva a giocare palloni veloci, rapidi, e la Sicula è una squadra molto brava a palleggiare, ha dimostrato di essere una realtà importante di questo girone. Però quella partita vi diede la consapevolezza, hai detto, di essere una squadra. A noi ci diede la consapevolezza, perché l'abbiamo fatta come prestazione importante. Oggi la prestazione è stata una prestazione ricca di cuore, di ardore, di agonismo, e questo mi fa piacere. Dobbiamo ritrovare anche meglio, diciamo, le qualità di palleggio. Dobbiamo avere continuità di rendimento. Dopo aver fatto un periodo di continuità di rendimento, posso dire di avere una squadra con la S maiuscola. In questo momento dobbiamo goderci questa vittoria e essere bravi a prepararci per una partita difficilissima a Potenza, con un muro diciamo di tifosi straordinario. E Potenza in casa è una squadra che ha dato molti gol a tutti, quindi è una partita difficilissima. Ma sempre, secondo me, dobbiamo trovare l'equilibrio giusto. Dopo aver lavorato su molti principi, credo che sia diventato relativamente meno difficile lavorare anche sui sistemi di gioco. Questa è un po' la sintesi del discorso. Mister, allora, a proposito di difesa, posso chiederti Cristini come sta? Cristini, noi quando l'abbiamo lasciato fuori a Monopoli abbiamo rischiato si facesse male,
Oggi invece abbiamo fatto il contrario, abbiamo fatto giocare perché è un giocatore molto importante e si è fatto male, quindi domani vedremo gli accertamenti. Comunque è un indurimento all'adduttore, speriamo non sia sfociato in uno stiramento, perché se no vorrebbe dire perderlo per un mese. Questa vittoria qua volevamo regalarla a tutta la gente che vuole bene al Teramo, ci sono tanti, a partire dalla proprietà che ci mette la faccia, a partire dalla società. E voglio ringraziare ancora oggi, voglio dare un 5 ad Andrea Iaconi, perché oggi aveva un piccolissimo problema fisico, non c'era, e quindi so le parole, caro Andrea, che tu mi hai detto con molta emozione, e quindi ti regalo questi 3 punti. E dunque commosso Bruno Tedino, che ha dedicato la vittoria al general manager Andrea Iaconi, che oggi ha avuto un piccolo contrattempo di salute, evidentemente, da quello che abbiamo percepito. Noi stiamo per andare in pubblicità. Come ti è sembrato, più tranquillo? Beh, sì, un pochino più sollevato, ma secondo me ha già il pensiero al lavoro che deve fare, perché non è ancora la squadra di Tedino. Il Teramo non è ancora quello che Tedino vorrebbe, insomma, quello che ha fatto vedere anche nel corso della sua carriera. Quindi secondo me si sta ancora scervellando su come rendere questa squadra quella che vuole lui. Ecco. Cristini, abbiamo sentito che ne ha parlato, ha detto: a Monopoli non volevo, tra virgolette, farlo giocare perché era un po' a rischio infortunio. Sì, è andata bene. È entrato nella ripresa a Monopoli, adesso invece ha giocato titolare e si è fatto male. Lo ha detto il mister, è un indurimento agli adduttori. È chiaro che poi nelle prossime ore, non so se già domani o dopodomani, farà degli accertamenti un po' più approfonditi per vedere se rimarrà un indurimento e quindi praticamente un problema di poco conto, oppure se magari sfocerà in qualcosa di un po' più serio. Ecco. Sarebbe una perdita grave. Anche perché ha ammesso: adesso meglio giocare con minimo sforzo, massimo punteggio, il Teramano vuole il risultato, non giocare bene o male, la vittoria vuole il Teramano. Ancora non l'avete capito voi tutti i giornalai, che questo è il complimento della serata. Grazie mille comunque. No, però un amico da casa, vogliamo far capire che oggi contro la Sicula Leonzio giocare la gara di sacrificio, il Teramo operaio, è bastato per vincere 2-0. Contro la maggior parte delle squadre di questo girone, giocare in questo modo non porta risultati. Quindi l'obiettivo che Ma questo è il numero lo sappiamo, è fissato con i giornalisti. Però l'obiettivo che non gli interessa il niente. Il tifoso del Teramo, come tutti i tifosi sostanzialmente, cioè vincere, sarà più probabile in questo girone se si migliorerà la qualità del gioco rispetto a quella che si è vista oggi. Tutto qua. Certo, assolutamente. Perché come tu hai ricordato, il Teramo finora ha giocato con il Rende, Sicula Leonzio, sì, ha giocato contro il Rieti, sì, ha giocato contro la Cavese. Tra poco inizierà un ciclo molto importante di gare contro squadre di ben altro tenore. Bisogna essere più pronti di quanto si è dimostrato di essere finora. Certo. Come sarà quindi la difesa a Potenza? Dove si possono acquistare i biglietti per domenica? Credo che l'acquisto dei biglietti non sia ancora stato ufficializzato. Non ancora, ma i punti vendita, credo. Però i punti vendita soliti. Come sarà la difesa domenica? Anche perché Tedino ha detto Soprano, no, per Potenza no. E neanche Minelli, anche se parliamo di un altro ruolo. Io non lo so, c'è il dubbio che possa magari confermare la difesa a 3, a 5, a seconda di come la si voglia vedere. Io ce l'ho, perché soprattutto pensando ad un'assenza di Cristini. Ad oggi, insomma, a qualche ora dalla gara, sarei più propensa a vedere un Teramo con la difesa a 3. Con Cristini credo che sarà la difesa normale a 4, insomma, senza particolari sorprese. Ecco. Certo, assolutamente. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Intanto notavo che se mi mettessi spalle al muro... Fai pandan. Esatto, e mi togliessi la cravatta, mi mimetizzerei con lo sfondo. Comunque, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo per questa sera. Oggi è una puntata particolare perché veramente si è giocato da pochissimo. Allora andiamoci a vedere qualche pagella. Ammetto, prima ci siamo un po' confrontati, ammetto, e lo dico soprattutto ad Andrea Costantini, di essere stato un po' di manica larga. Ah. Vediamo, vediamo le pagelle. Allora, Tomei e Cancellotti 7, Cristini, Piacentini e Di Matteo 6, Santoro
6,5, ma poi lo spiego, poi spiego il perché di alcuni voti. Viero 6, Mungo 6,5, Bombaglio 7,5, Martignago 5,5, Magnaghi 6,5, poi Arrigoni e K6, Florio 6,5, Cianci 6, Tedino 6,5. Che cosa, Andrea, ti convince meno, così te lo spiego. Allora, io avrei messo Tomei ok 7, Cancellotti 6,5, poi il resto tutti 6, compreso Mungo e Santoro, Bombaggi 7, Martignago 5,5 e Magnaghi, nonostante il gol, 6. Questa sarebbe stata la mia pagella, più o meno. Poi tra i subentranti ci sta il 6,5 a Florio, che ha avuto un ottimo impatto sulla gara, gli altri 6 ok. Aia, te invece? Anche rispetto alle pagelle che sei chiamata a mettere più o meno rispecchiano quelle che ho messo anch'io. Mezzo voto in meno a Bombaggi, Mungo stesso voto, mezzo voto in meno a Santoro, il resto più o meno mi sembra che ci siamo, che siamo sulla stessa linea. È chiaro che se la partita fosse finita nel primo tempo i voti sarebbero stati molto diversi, ecco, ovviamente. Certo. Però nell'ambito, insomma, di una gara che ovviamente dura 90 minuti vanno preso in considerazione tante cose. E anche l'importanza del singolo giocatore come Bombaggi, insomma, un assist e un gol. E secondo me nel set di Cancellotti c'è anche il fatto che poi quando è stato chiamato a giocare terzo centrale è stato lui di fatto a guidare la difesa dei più giovani. Esatto. Quindi è stato importante sia da esterno basso sia poi da terzo centrale. L'uomo più esperto, quello che ha dato un po' più di consistenza e di sicurezza anche agli altri due, ecco. Allora, io spiego alcune che possono essere veramente di manica larga. Per esempio, Santoro e Mungo hanno fatto, a mio avviso, un lavoro che normalmente non sono proprio chiamati a fare, sono mezze ali, soprattutto con qualità e di inserimento, e hanno invece fatto una partita di tale sacrificio, soprattutto in fase di non possesso, che hanno dovuto, a mio avviso, anche un po' snaturarsi rispetto alle loro caratteristiche peculiari. Ed ecco perché un mezzo voto in più, perché chiaramente la partita non era semplice e l'hanno dovuta interpretare in un modo che non era loro congeniale. Poi, insomma, le altre a Cancellotti, effettivamente da terzo centrale è andato molto bene Florio, che tra un po' ascolteremo, da quinto. E peraltro c'è stata un'azione che Florio, un cross da destra che Florio salva sul palo più lontano, sì, non arriva un'occasione da gol, e ha dato l'esatta dimostrazione di cosa vuol dire poi ad un certo punto soffrire i cambi di gioco, il pallone che viaggia da una parte all'altra. E quando il Teramo a volte ha subito dei gol proprio in quella maniera, sì, o magari andando in difficoltà in quella maniera, perché non aveva il quinto. Chiaramente poi ogni partita ha la sua storia, ogni partita ha la sua, il suo svolgimento. Poi è chiaro anche che quando si è fatto tutta la fascia, mi pare che il calcio di punizione che Arrigoni ha tirato alto se lo sia guadagnato lui, il fallo è stato commesso su di lui, sì, quindi poi sì. Insomma, anche in azione propositiva, non tante, però insomma è stato importante anche in quella, anche in fase di possesso. Oh, andiamoci ad ascoltare proprio Filippo Florio ai nostri microfoni, che è entrato molto molto bene in partita. Ascoltiamo. Filippo, allora un ingresso in corso d'opera, probabilmente non so se ti aspettavi di giocare dall'inizio, però in una retroguardia a 5 e in un certo momento della partita è servito mettersi così. Sì, allora io sono sempre a disposizione del mister, quindi parto dall'inizio, entro a partita in corso, devo dare il massimo per la squadra, per tutto l'insieme. Ad un certo punto stavamo soffrendo tanto sulle fasce perché comunque faceva caldo, giochiamo ogni 3 giorni da un po' di partite e abbiamo avuto più stabilità dietro, quindi siamo riusciti anche a ripartire con più cattiveria, che ci ha portato al secondo gol. In questo momento penso che c'è un po' di siamo bloccati a livello mentale, perché è normale, perché tutti quanti ci hanno fatto partire come una squadra che doveva spaccare il mondo e c'erano tante aspettative. Nelle ultime partite le cose non giravano bene, ma non perché la squadra non girasse, perché nel calcio ci sono momenti positivi e momenti negativi, e in questo momento avevamo più momenti negativi. Ci siamo rialzati, infatti dopo il primo gol penso che ci siamo sbloccati definitivamente e abbiamo
macinato chilometri e chilometri. Penso che questo campionato ha bisogno di quello, ha bisogno di compattezza per poi ripartire. Abbiamo giocato contro Rieti e Viterbese e abbiamo dominato dal punto di vista del possesso palla, però eravamo poco concreti. Forse in questo momento siamo riusciti ad essere più concreti e abbiamo badato più al sodo che ad essere belli, e forse è stata quella la chiave della partita. A noi in questo momento ci serve questo. La vittoria è preziosissima da un punto di vista classifica, ma non abbiamo fatto niente. Dobbiamo partire da qui e arrivare sempre più in alto, perché abbiamo le qualità e siamo una squadra, a mio parere, forte. Nella mente di tutti i giocatori subentra un blocco psicologico dovuto ai risultati, e vincere aiuta a vincere, la verità è questa. Adesso si va a Potenza perché le squadre che vi sono dietro in classifica praticamente sono terminate. Si va a Potenza con quale spirito? Con uno spirito che dobbiamo andare a vincere, dobbiamo da oggi in poi puntare sempre al massimo. Poi le partite si mettono in un determinato modo e noi dobbiamo essere maturi ed intelligenti ad interpretare ogni partita in un determinato modo, perché ogni partita è fine a se stessa, nessuna partita è uguale. Abbiamo giocato contro tutte quelle dietro, è vero, ma tante volte si fanno i punti con quelle davanti e si perde un punto con quelle dietro. Quindi può essere che noi riusciamo ad esprimerci meglio in squadre che comunque giocano a calcio, e invece che si chiudono dietro, ci chiudono tutti gli spazi e noi facciamo fatica. Forse la verità è questa. Visto che si è fatto oggi male Cristini e che nel secondo tempo avete messo la difesa a tre, te hai fatto il quinto a destra, ma ci sarebbe anche la possibilità di vederti nei tre? Io dove devo giocare gioco, sono a disposizione del mister, della società, e in questo momento dobbiamo essere tutti pronti a sacrificarci per la causa Teramo. Io penso questo. Ci hai mai giocato? No. Ho una bella scoperta, Andrea, però, questo Filippo Florio, che fino a questo momento non aveva avuto grandissimo spazio, invece oggi è entrato subito bene. È entrato molto bene, ha effettuato delle chiusure provvidenziali, da buon quinto si è anche spesso e volentieri proposto, cercando di non far rimpiangere le discese di Cancellotti, che insomma è uno che spinge molto, e lui si è fatto trovare pronto. La punizione di Arrigoni dal limite, calciato di poco sopra la traversa, se l'è procurata lui, con una discesa molto profonda, centrandosi, andandosi a prendere quella punizione da consumata punta. Devo dire che Florio è stata tra le sorprese più positive della gara di oggi, e mi piace anche questo atteggiamento che ha da soldato, da giocatore pronto a mettersi, come ha detto lui, a disposizione della società, del mister, pronto a fare qualsiasi cosa pur di giocare e di dare il suo contributo. Non è, come ha detto lui, non ha mai fatto il terzo di difesa, di una difesa a tre, però insomma, visto come se l'è cavata Cancellotti oggi, qualora Tedino pensi a una difesa con i tre centrali, ecco, lui potrebbe fare il quinto di destra se dovesse ripetere per atteggiamento e per abnegazione e per concentrazione la gara di oggi. Quindi non come per esempio ci ha scritto poco fa un telespettatore da casa, una difesa a tre con, come oggi, Cancellotti, Iotti, Piacentini. No, io intendevo quello, okay. Cioè nel senso che, visto che Cancellotti... Però in quel caso, ti chiedo, non si corre il rischio di perdere quel Cancellotti che mette quella palla in mezzo Infatti ho detto che se il Florio è quello visto di oggi, cioè un giocatore applicato in difesa, che però non disdegna di scendere e di dare il contributo, come ha fatto anche quest'oggi, quando ha fatto un paio di discese davvero interessanti, poi è chiaro che Cancellotti ti dà molto in fase di spinta, ha un piede che si usa come oggi, è un bel vedere, e gran parte del gol è merito suo, però bisogna fare una scelta. Se la scelta è di andare lì con i tre centrali, e Florio non ha mai fatto il terzo centrale, Cancellotti oggi se l'è cavata bene, quindi devi perdere un po' la spinta di Cancellotti e sperare che Florio qualcosa ti dia come ha fatto oggi, e puntare su questo tipo di strutturazione tattica. Altrimenti metterei su un giocatore come Florio, che mai ha fatto quel ruolo, potrebbe essere un piccolo rischio. Se però si dovesse andare con la difesa a 4, Florio partirà dalla panchina. Certo. Ci scrivono, Aia, ma se Tedino facesse il 3-4-1-2 che ha fatto a Palermo, la squadra ne gioverebbe? Ma un milione di dollari. Secondo me il Teramo è stato costruito per il 4-3-1-2, 4-3-2-1, 4-3-3. Le caratteristiche dei giocatori sono soprattutto per questo tipo di modulo, sempre secondo me.
È chiaro che ci sono dei giocatori che possono essere adattati per altri tipi di modulo, ci sono dei giocatori che hanno fatto in passato anche dei ruoli differenti, anche Florio non ha giocato solo terzino, ha giocato anche da quinto di centrocampo, ha detto poi lui in sala stampa anche con l'Ascoli in Serie B. Di conseguenza ci sono dei margini di manovra, ma secondo me non così tanti come si potrebbe pensare. Poi è chiaro, magari con gli allenamenti diversi elementi possono anche imparare a fare altro, però secondo me nascono e possono giocare soprattutto per il modulo con cui è stato pensato il Teramo. È chiaro che se dovesse dare garanzie un altro tipo di schieramento, io non credo che Tedino sia masochista e non faccia cambiamenti di sorta soltanto perché magari il Teramo è stato pensato ed è nato per il 4-3-1-2 o che dir si voglia. Credo che ci siano bisogno di altre conferme prima eventualmente di varare un cambio di modulo, ecco. Se cambiando degli uomini il 4-3-1-2, 4-3-2-1 e via dicendo potrà dare delle risposte maggiori a livello di concretezza, si resterà su questo modulo. Se un altro tipo di modulo invece darà quella concretezza che il modulo con cui è stato pensato il Teramo non dà, è chiaro che si cambierà. Certo. Però effettivamente sono d'accordo con te, cioè è un modulo effettivamente la difesa a 3 o a 5, anche perché se mi sente Francesco Di Francesco ho detto difesa a 3 mi bastona. Vabbè. Ok, 3-4-1-2, 3-5-2, poi insomma mettetela come vi pare. È chiaro che ci vorrà anche una fase di adattamento e di lavoro quotidiano su alcuni giocatori che non sono né pensati né hanno caratteristiche, non tutti, per fare quel tipo di sistema. Ma poi se si dovesse passare a quel sistema di gioco, io volevo quasi anticipare la questione di Costa Ferreira, poi rispondiamo. Servirà anche rimpolpare il settore dei centrali, sì, perché deve avere almeno 5 centrali, sì, se vuoi fare la difesa a 3, perché poi un paio di cambi tra squalifiche e infortuni, invece in questo caso il Teramo ha 4 difensori centrali, sì. Cancellotti è adattato. Certo, anche perché considerate sempre che manca, ed è sempre mancato finora, Soprano. Quindi poi non già... è che sarà pronto appena tornerà ad allenarsi con la squadra. Ci sarà bisogno anche di un po' di tempo per farlo riabituare, perché praticamente dalle amichevoli precampionato che non lo si vede in campo. Quindi. Cioè è un roster di difensori centrali già pensato per essere in una difesa a 4, quindi sono 4, 200. Due titolari e due riserve, almeno pensate così. Se poi ne manca uno, sono 3, se devi fare la difesa a 3 ce ne voglio almeno altri 2. Sì. Però uno è Soprano che tornerà, ma quando tornerà... Speriamo che Cristini non sia niente di grave, ma altrimenti è complicato poi andare sempre con una batteria di 3 e sono solo quei 3 di cui uno, Cancellotti, è andrebbe rimpolpato il settore senza, esatto, mezzi termini. Poi Cancellotti può fare il quinto, Di Florio può fare il quinto, Di Matteo può fare il quinto. Ma là chi fa il terzo? Sì, ok, no, immaginando che si vada così, ma il cambio, ma Tentardini può fare il quinto? Tentardini molto meno di quanto lo possa fare per esempio Di Matteo su, esatto, quella fascia. Quindi Tentardini ci sono è un dei quarto. Giocatori che magari devono essere adattati e non sono proprio caratteristiche loro, ecco, quindi. Oh, ma Costa Ferreira ci chiedono. Noi oggi sapevamo che non sarebbe partito dall'inizio, però che potesse entrare ce lo immaginavamo. Ma secondo me la partita si è messa in una maniera tale che pensare all'ingresso di Costa Ferreira dovevi essere o molto coraggioso e quindi provare a inserire comunque un giocatore con qualità differente, oppure rimanere così come ha fatto Tedino e provare, insomma, a contenere in ripartenza e a giocartela. Secondo me il Teramo non ha la serenità in questo momento di provare degli esperimenti. Costa Ferreira, lo ricordiamo, non ha fatto la preparazione con il Teramo, non l'ha fatta praticamente con nessuna squadra, come ha messo anche lui, quindi ha dovuto rimettersi a pari, insomma, di condizione. È un giocatore diverso da quello che magari a centrocampo, da quelli che a centrocampo ha il Teramo, e oggi lo stavo dicendo anche a Francesco Di Francesco, guardando la rosa, quale giocatore tu puoi pensare di inserire per far sì che la partita possa cambiare se si sta mettendo male?
Costa Ferreira. E quindi te lo giochi eventualmente se magari oggi, puttando caso, il Teramo si fosse trovato sotto. Ecco, per cambiare qualcosina metti Costa Ferreira, che è una qualità diversa dagli altri centrocampisti, forse un po' come Mungo. Ecco. Però in questo momento fare affidamento dal primo minuto su un giocatore che è arrivato più tardi, che si deve rimettere a pari, che non ha i 90 minuti nelle gambe, che magari, non so, questo lo sa ovviamente meglio Tedino, non è ancora perfettamente integrato nel sistema, anche io me lo terrei come carta da giocare se devo cambiare la partita in corso, ecco. Certo. Almeno attualmente, altrimenti Costa Ferreira è un giocatore che può partire titolare, credo, quasi in tutte le formazioni di Serie C. Ecco. Oh, sì, a proposito di Costa Ferreira, poi andiamo un po' sul Potenza, ci proiettiamo a domenica pomeriggio. Andrea, noi, insomma, Costa Ferreira sono anni che lo conosciamo, da quando è stato a Teramo nella stagione 2010-2011, poi per alterne vicende non dico che lo abbiamo perso di vista, abbiamo sempre tenuto un occhio di riguardo, e si è anche trasformato come giocatore. Io credo che io non so fino a che punto, prima da casa ci scrivono, un acquisto totalmente inutile, e Viero non è assolutamente da Teramo, ci scrivono, ma tornando su Costa Ferreira, ci dicevano acquisto inutile. Io non so se sia inutile dal punto di vista qualitativo, certamente no, ma dal punto di vista quantitativo, considerando quelli che per esempio hanno giocato oggi, quelli che non sono entrati e non sono Costa Ferreira, più Costa Ferreira, visto che l'investimento è stato molto oneroso. Sì, ed è arrivato nell'ultimo giorno di mercato, sì. Sostanzialmente senza aver fatto una preparazione convenzionale, come si intenderebbe per quei giocatori che iniziano il ritiro, fanno tutta la preparazione, quindi fanno anche il loro inserimento negli schemi del nuovo allenatore. È un giocatore dal punto di vista tecnico indiscutibile, è chiaro che probabilmente per come era, per quella che era la composizione dell'organico del centrocampo del Teramo, probabilmente si poteva virare su un giocatore un po' più, ecco, nel centrocampo del Teramo manca il giocatore che fa legna, che è specializzato a fare legna, tra virgolette, fare legna, si intende. Di un certo Rizzo, livello, ecco, più bravo. Io stavo per fare quell'esempio perché è stato accostato al Teramo un Rizzo, Giuseppe Rizzo, è un giocatore che è di alto profilo per la Serie C ed è uno che corre, che appunto contrasta, che usa i muscoli e lo fa con lo spessore di un giocatore di alto livello per la Serie C. Quel tipo di giocatore manca, allora probabilmente più che il Costa Ferreira si sarebbe potuto completare il reparto con quel tipo di giocatore. Costa Ferreira è un giocatore prevalentemente tecnico che però ha sviluppato una certa capacità negli ultimi tempi anche di giocare l'esterno, anche di giocare l'esterno basso, però se si cercava un giocatore per completare la rosa del centrocampo probabilmente si poteva pescare un altro tipo di elemento per caratteristiche. Detto questo, quando sarà in forma, ma per andare in forma questo ragazzo deve giocare, perché non può entrare in forma un giocatore se non gioca, e quando sarà in forma sarà comunque un'arma da sfruttare per Tedino, magari potrà essere utile in caso in futuro si decida di rimodulare l'assetto della squadra, non lo so, poi le idee possono venire in corso d'opera. Certo, probabilmente, come diceva Agni in precedenza, vista l'importanza della partita, Tedino è voluto andare sul sicuro e addirittura ha ridisegnato una squadra con un 3-5-2 che ha portato poi a blindare il risultato e anzi a chiuderlo. Assolutamente. Di Magnaghi. Oh, vediamo un po' il Potenza che intanto vince 3-0 con il Rennes, doppietta di Ferri Marini, gol di Longo, mentre il Monopoli è 2-2 contro la Virtus Francavilla, Salvenni e Moreo per il Monopoli, Perez e Vasquez per la Virtus Francavilla. Ma rimaniamo adesso al Potenza, vediamo l'organico un po' del Potenza, perché noi abbiamo titolato una Potenza per mister Raffaele, perché di giocatori importanti ce ne sono, e come Ioime, Brezza e Brescia sono i tre portieri. Poi a livello di difensori, per esempio Emerson, se lo ricordano tutti, ti ricordi Giron che ha iniziato proprio a Chieti?
Poi c'è l'ex, c'è Sales, c'è Giosa, a centrocampo c'è Dettori, c'è Ricci che è andato in gol nel fine settimana, Viteritti, in attacco Ferri Marini, due gol stasera, Arcidiacolo. Mio pupillo. Allora, signori. Pietro Arcidiacolo. Visto che avete chiesto... Lo scorso anno era a Messina in Serie D. Assolutamente, Arcidiacolo, c'è Jacopo Lugo, Murano, c'è Murano, uno pupillo che abbiamo scoperto alla Recanatese. Insomma, questa, cioè Franza. Questa è una squadra che probabilmente, vuoi per il bacino d'utenza e per una regione non molto reclamizzata come la Basilicata, però forse è passata un po' sotto traccia? Sicuramente sì, perché essendoci delle squadre di un certo blasone che sono espressioni di città molto grandi, chiaramente Potenza rischia di finire sotto traccia, ma Potenza è un po' come la Casertana, anche la Casertana passa un po' sotto traccia rispetto a Bari e Regina, per esempio, ma anche Catania, ma anche Ternana. Però ci sono squadre poi come Potenza e Casertana che vai a vedere l'organico e strabuzzi gli occhi perché trovi tanta qualità. E qui c'è una, diciamo così, una dorsale, una spina dorsale, cioè Emerson, per esempio, Dettori, costituiscono un asse, difensore centrale, centrocampista di elevatissima qualità tecnica. Emerson è un giocatore che ti fa iniziare l'azione dal basso, sì, col suo piede sinistro, specialista dei calci piazzati, giocatore di grande esperienza, magari un po' lento, quindi può essere fragile sotto un certo punto di vista, però il tasso tecnico è notevole. Quindi Terò va in casa di una squadra forte che, specie a casa sua al Viviani, rende al meglio, sì, è una bolgia quel campo, senza la pista, con le tribune addosso al rettangolo di gioco. È una gara estremamente complessa, servirà ben altro termine rispetto a quello di oggi per portare a casa un risultato positivo, vittoria ma anche pareggio. Si gioca alle ore 15, peraltro io stavo vedendo la formazione di questa sera del Potenza. Coppa Italia, giocano le seconde linee, non gioca Emerson, non gioca Giosa, non gioca Dettori, non gioca Sales, non gioca Arcidiacono. E vincono 3-0. Contro il render. Bisogna anche dire che l'avversario non è impossibile. Io sono curioso di vedere se si compie il paradosso. Adesso ha anche sbagliato un calcio di rigore, poteva stare 4-0. Paradosso, di cui stavamo parlando qualche giorno fa. Sì. Se paradossalmente il Teramo andrà meglio con le squadre di pari livello, perché insomma ci sono quelle che sono state affrontate sulla carta, sono inferiori a livello di organico rispetto al Teramo. Sono curioso di vedere se con squadre che giocano maggiormente la palla il Teramo farà meno difficoltà nel gestire anch'esso la manovra, ecco. Con le squadre che finora la scuola di Tenino ha incontrato, che si chiudevano spesso e volentieri e anche bene, sono state affrontate, ci sono state diverse difficoltà. Quindi magari con questo paradosso potrebbe anche la formazione di Tenino magari andare meglio con chi tende a giocare il pallone piuttosto che chi invece tende a chiudersi nella propria area e a non lasciare spazi. Soprattutto se non giri palla velocemente non li troverai mai. Esattamente. Vediamo il prossimo turno che ci aspetta nel fine settimana, che si apre sabato sera con il derby calabrese, che è bellissimo, al Granillo, Regina Catanzaro, alle 20:45, partita straordinaria. È una partita bellissima tra due squadre. Prima abbiamo detto Bari, Regina Catanzaro, ma il Catanzaro vogliamo dire che... Peraltro, in questo, fatemi fare anche una considerazione, perché adesso non dobbiamo dare assolutamente suggerimenti tattici a nessuno, però una curiosità possiamo rilevarla, Andrea. La Regina gioca con la difesa a 3, il Catanzaro gioca con la difesa a 3, il Potenza gioca con la difesa a 3, cioè c'è una riscoperta della difesa a 3. In Serie B il Pescara ha vinto con la difesa a 3, qualcuno ha storto la bocca. Presidente Sebastiani, non solo lui, hanno fatto rilevare che la squadra che ha espresso il miglior calcio contro il Pescara quest'anno è stato il Crotone, che gioca pure con la difesa con i tre centrali. Quindi poi è tutto lì. Il modulo deve ottimizzare le qualità dei giocatori. Sì.
Poi però serve l'atteggiamento, serve l'applicazione. Il Monopoli gioca con la difesa a tre. Serve la giusta applicazione. Se i giocatori sono applicati, concentrati, mettono sul campo quella cattiveria di cui parlava Florio, certo, ad esempio, poi dopo entra in scena la funzione del modulo. Se tu hai tutte quelle caratteristiche, poi il modulo è l'ultimo passo per l'ottimizzazione della rosa e delle qualità dei giocatori. Se non hai tutte quelle componenti già dette, puoi giocare con la difesa a 5, a 3, a, certo, 4, a 2 e non vai da nessuna parte. Se ci metti quelle componenti, allora il modulo è l'ultimo step, cioè quello che deve ottimizzare le qualità dei giocatori. E in aggiunta, in alcuni casi, può servire per limitare particolari situazioni di complessità che ti dà l'avversario, certo, quindi particolari punti di forza dell'avversario. Ma non è che il 3-5-2 equivale a il catenaccio, no, assolutamente no. Tant'è che, ripeto, oggi il Teramo la maggior parte delle occasioni da gol e poi un gol le ha create quando si è messo col 3-5-2, perché col 4-3-1-2 ha tirato fuori soltanto il gol di Bombaggi e basta. Sì, è vero, effettivamente c'è una riscoperta. Questa è una valutazione veramente meramente statistica, che non vuole essere né di pressione verso nessuno, ci mancherebbe. No, una notazione. È veramente una notazione, perché stavamo vedendo quante effettivamente squadre giocano con la difesa a 3. Per esempio, adesso non ne ha parlato magari nessuno, però anche il Bari potrebbe mettersi con la difesa a 3, perché a Sabbione di Cesare e Perrotta. Comunque, anche mi pare che ci ha già giocato con Cornacchini, sì, addirittura. Sì, con Cornacchini si è messo con la difesa a 3 contro la Regina. Anche se adattati il 5-3-2 o 3-5-2 che sia, oggi si è visto e li fa stare più tranquilli, con Costa Ferreira sulla destra. Zecca no. Zecca non c'è più. Cesena. Sì, a sinistra e Mungo vicino alla prima punta, si rischia di meno e si punge molto di più. Ha ragione Andrea quando dice poi il modulo va interpretato, perché complimenti ad Ania, questa sera, oltre al fascino di una donna, hai saputo abbinare l'eleganza che fa girare la testa. Grazie. Io e Andrea Costantini qui siamo solo a condurre, a grazie, farti prendere, grazie, il proscenio. No, assolutamente, non mi prometterei mai. Stiamo facendo la difesa a tre. L'ho già preso domenica sera il proscenio. Chi esce con la palla al piede con eleganza e i due marcatori, no? Esatto. Ti stai strozzando per quello che ho detto. Quasi. Va bene. Comunque, le partite che avete visto sono delle 15, le altre sono delle 17:30, bla bla bla. Secondo voi il Teramo ad agosto è stato sopravvalutato? Rapidissimi, ce la fate, altrimenti Maurizio mi uccide. È stato caricato sulla carta di aspettative che giustamente si hanno, perché ci sono i giocatori di qualità, ma è chiaro che poi quelle aspettative vanno sempre dimostrate sul campo. Ecco. È stato sopravvalutato, Andrea? Se ne facciamo una questione di budget messo sul piatto, assolutamente no. Cioè non è stato sopravvalutato? No, per il Teramo ci sono grandi aspettative, perché è una squadra che è stata costruita con un budget importante per fare un campionato importante, certo, non per vincerlo tassativamente, sì, per fare un campionato importante. E sono stati fatti investimenti importanti, quindi non c'è una sopravvalutazione, e anzi il giudizio che ad esempio io, ma penso anche voi, avete dato della partita di oggi, almeno per quanto mi riguarda, è influenzato dal fatto che ci sono grandi aspettative. Se no, se questa squadra era stata costruita per salvarsi, la prova di oggi poteva bastare avanzare, ma la gara di oggi non basta per le aspettative che ci sono intorno a questa squadra, per la classifica che ci si aspetta, perché col Potenza giocare come oggi vuol dire perdere 3-0. Sì. E non penso di essere ingeneroso nel dire questo, e penso e spero che Tedino in cuor suo, ma anche i giocatori, lo sappiano. Sì, assolutamente. Peraltro è stato molto onesto ieri in fase di presentazione, quando ha detto: la partita con i Rieti, l'avessimo anche vinta 1-0, sarebbe stato uguale. La valutazione che ne diamo adesso, totalmente negativa, sarebbe stata identica, perché effettivamente è stata una partita brutta. Vediamo, posso farmi un po' di autopromozione? Vediamo la doppia pagina del giornale della città domani? Vai. Vediamo, perché è una bella doppia. Tu lo dici da solo che sia una bella doppia. Sì, è una bella doppia. Ecco qua, finalmente eravamo Bombaggi e Magnaghi in gol. Sì, con la battuta 2-0.
potremmo soprannominarlo un Bombaghi. C'è un errore nel catenaccio, hai visto? Bombaghi. Ma non dire stupidaggini, eccolo qua, va bene. Maurizio allarga, stringe. Anche un Magnaggi potrebbe. Anche un Magnaggi, un Bombaghi a seconda, perché quando segnano Bombaghi e Magnaghi il Teramo vince, era già successo a ruoli invertiti contro la Cavese. Grazie ragazzi per essere stati con me questa sera, grazie a Daniele Cattacalli, grazie a Andrea Costantini. Grazie a te. Ovviamente con voi ci ritroveremo tra 6 giorni, manca un giorno in meno rispetto al solito, perché torniamo nell'orario consueto, ma soprattutto nel giorno consueto, martedì alle 21, sempre su TV6, canale 14. Sarà l'opportunità per dire che la trasmissione è una potenza. Ah, certamente, va bene. E qui ci vediamo martedì prossimo, ciao, buonanotte.